Ma dai, il lavorino. Sta venendo sempre meglio sta casina, nonno. Bene, ciao nonno, a dopo. A luna. Dai viaggi in bicicletta. Finito di editare il weekly vlog, mi sto addormentando su questa poltrona. Oggi pomeriggio sono stato tutto il giorno qui a editare, non ne posso più di stare a sedere, fortunatamente. Risolleviamo il morale con una partita di calcetto stasera. È tantissimo che non metto ai piedi le scarpe da calcetto. Sono un po' elettrizzato per questo. Guardate che bella giornata che è oggi. Come mi sono divertito ieri sera a calcetto. Era veramente tanto e non giocavo a calcetto. Mi sono divertito da morire. Come un bambino. A parte questa bella strusciatura che mi sono fatto cascando, perché sul sintetico chiaramente come tocchi terra o una parte del corpo che non siano i piedi ti bruci. Però mi sono veramente divertito tanto. Ora mi chiudo a editare. Voglio finire oggi il video dei Sibillini. Probabilmente ci starò tutto il giorno. A few hours later. Martedì sera, sono, se si vede, le 6:57 di martedì 4 giugno e ho appena messo la schermata finale nel video dei Monti Sibillini. Guardate, 15 minuti di video, guardate, quanta roba. Era tantissimo che non lavoravo così su un video. Sono contento di come è venuto, non ho ancora finito, ci devo ancora lavorare le ultime probabilmente 2 ore per tutti i ritocchini, però sono veramente contento di come è venuto. Veramente una chicca. Quindi andate a vederlo perché è uno dei migliori video che ho fatto quest'anno, se non uno dei migliori video che abbia mai fatto. Per favore andate a vederlo perché ci ho lavorato tanto e so già che andrà male, che non andrà come dovrebbe andare per il lavoro che ci ho messo e per la qualità di video che è. Comunque niente, oggi sono stato tutto il giorno su questo video. Non ne posso più. Attenzione, domani è il compleanno di mio nonno. Quindi, come regalo di compleanno io ho comprato una pedaliera. Ora vi spiego meglio. Praticamente un paio di volte a settimana faccio una simil ginnastica o potenziamento muscolare, insomma, chiamatelo come volete. A mio nonno e mia mamma qui in casa. So che mio nonno compie 88 anni domani, quindi non è che possa fare sta gran ginnastica. Fa un po' di movimento per le spalle. E utilizzava questa pedaliera qui per fare movimento con le gambe. Solo che, come vedete, uno dei due lati si è completamente spanato e non regge più la filettatura. Tutto questo semplicemente per dirvi che domani arriverà questo pacchettone che poi darò a nonno e vi farò vedere l'unboxing durante il suo compleanno. Me la fai? Auguri, eh? Questo è il tuo regalo di compleanno. Almeno lì è attaccato il pedale, no? Ora puoi fare ginnastica come si deve. Oggi è il compleanno di mio nonno. E come l'anno scorso torniamo a pranzo fuori insieme. Stavolta non siamo solo io e lui, ci sono tanti altri suoi amici. Però comunque ci facciamo un bel pranzo insieme per festeggiare il suo 88esimo compleanno. Pronto? Fai il filmato. Iniziamo così questo sabato mattina. Ciao. Ora se caghi adesso io ti distruggo. Dillo, sabato. Iniziamo il sabato mattina così. A casa di questo signore, come ti ho chiamato nell'ultimo video. E te? Ho 25 anni. Oggi dovrò fare un bel rigirio di spostamenti. Sono già tornato a casa e adesso sto andando a pranzo da mio nonno. Qui c'è la torta da comporre per festeggiare il suo compleanno. Che cosa ci racconta questo uomo? Lascialo stare. Ok, appena tornato a casa, ho dato una mano a mia mamma al giardino. Ma principalmente sono tornato per votare. Sono appena andato a votare, è importantissimo votare. Non importa chi votate, non importa se fate scheda nulla. L'importante è dare un voto, perché è un diritto e soprattutto un dovere del cittadino andare a votare. Per tutto ciò che è successo anche nella storia, per avere il diritto di voto tutti è importantissimo. Quindi sono andato a votare, adesso metto la bicicletta in macchina, preparo tutta la roba da bici, perché domani abbiamo un gran viaggio da fare io e Luca, un giro in bicicletta che durerà tutto il giorno, quindi mi devo preparare per bene. The next morning. Siamo partiti questa domenica, super giro in bicicletta, quasi una ricorrenza ormai, anche se è solo la seconda volta che lo facciamo, ma lo facemmo anche 3 anni fa per prepararci al viaggio
per Barcellona. Più di 100 km oggi perché ci dirigiamo a Viareggio. Andiamo a mangiare un bello spaghettino allo scoglio e poi torniamo qua a Agliana. Ma per voi del Wifi Vlog il viaggio finirà così. Buono. Oh. Testa di cazzo. Come sempre concludiamo questo weekly vlog rispondendo ai commenti sotto il video di settimana scorsa. Attualmente è lunedì, non è domenica sera, perché come avete visto dalle ultime clip, ieri sera c'era il diluvio, io non sono neanche tornato a casa, ho deciso di dormire un'altra sera a casa di Luca, non tanto... Ok, mi hanno telefonato. Come stavo dicendo, non tanto per il tempo, perché ho guidato più di una volta con un tempo del genere, ma quanto per la stanchezza. Cioè, ero veramente finito dal viaggio in bicicletta, è stato devastante, vedrete nel video. Dovevamo fare tipo 130-140 km, ne abbiamo fatti più di 160, quindi ero veramente fuso e con quel tempo lì ho deciso di non tornare a casa. Quindi di lunedì sera andiamo a rispondere ai commenti sotto il video di settimana scorsa. Marco Manassero, bellissimo video, complimenti. Giuseppe Serio, grande Bernardo, grazie mille a tutti e due. Luigi, come sempre sei gentile, peccato che al lago il tempo non era dei migliori, è sempre un piacere vedere questi vlog, grazie. Per me è sempre un piacere rispondere ai tuoi commenti, Luigi, grazie a te. Fabio Rinaldi, quei due pazzi sono arrivati a Roma, viaggio epico, buona strada. Sono i due ragazzi che abbiamo incontrato mentre salivamo per andare alla Costa Faiolo in bicicletta, che facevano il loro viaggio in bicicletta verso Roma, appunto. Mi conferma che sono arrivati, sono contento per voi. Buona strada anche a voi e state sintonizzati se volete vedere il nostro viaggio ad Amsterdam. Infine, Luca Ultras, ascolta Bernardo il casco, o lo allacci bene oppure non ha senso tenerlo così. Minuto 7:45, questo è Luca, quello che mi accompagna sempre in bicicletta. L'altro giorno scherzavamo, prendevamo in giro coloro che sotto i commenti di un paio di TikTok, non mi ricordo, mi brontolano per come tengo il casco in bicicletta, che chiaramente mentre pedale un pochino si allenta da solo, e qui Luca quindi calca la mano apposta. Beh, grazie a tutti per aver commentato, se volete vi rispondo settimana prossima commentate qui sotto. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi e noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Ciao ragazzi.